Per capire Schmitt bisogna capire un attimo una diversa, una ancora diversa forma di teologia politica della quale non vi ho ancora parlato, cioè quella dei controrivoluzionari cattolici. Vedono che allo Stato moderno manca il fondamento teologico, cioè che vi è una analogia soltanto formale. A questo punto fanno 2 più 2 e dicono lo Stato moderno è satanico, cioè è il prodotto di quell'entità malvagia, Satana, che vuole imitare Dio senza essere Dio. E come tutte le opere di Satana andrà a finire male, perché le opere di Dio vanno a finire bene, le opere di Satana sono intrinsecamente nichilistiche. Lo Stato moderno è come lo Stato premoderno, con la differenza che è infinitamente più coattivo, molto più coattivo, molto più coercitivo, e totalmente infondato, anzi è molto più coercitivo perché è totalmente infondato. Gli uomini non stanno insieme nello Stato moderno perché la società è intrinsecamente politica. Gli uomini stanno insieme perché sono considerati come degli atomi il cui assemblaggio è la società, ma per farli stare insieme ci vuole un immenso potere politico. Per cui lo Stato moderno è coercitivo, nichilistico e dispotico, infondato, è costruito sopra una imitazione, una volgare imitazione dello Stato, poi dello Stato funzionante. Lo Stato moderno è costruito in analogia rispetto allo Stato cristiano, ma aggiungono a ciò anche un'altra, un'ulteriore determinazione. Proprio l'instabilità dello Stato moderno, cioè lo Stato moderno vuole essere stabile, in realtà è instabile perché è privo del fondamento religioso, bene? La instabilità lo porta a svilupparsi in successive figure moderne di sempre più accentuata instabilità. Queste successive figure di sempre più accentuata instabilità avranno come analogia, come livello analogico, una forma religiosa specifica. Ad esempio, lo Stato, diciamo, obbessiano, che non è di fatto uno Stato cristiano, anche se lo è dal punto di vista nostro, ma per loro no, perché la religione non è fondativa, lo Stato obbessiano lo si spiega attraverso quella particolare teologia che è il teismo, cioè l'esistenza di un Dio persona, ma un Dio che al tempo stesso è indeterminato, cioè un Dio persona. Va bene il Dio cristiano, va bene il Dio islamico, va bene il Dio ebraico. Cioè, teismo vuol dire, per quel che ne sappiamo noi, esiste un Dio persona, indifferenti alla sua qualificazione. Questo è il sovrano di Hobbes, che è indifferente rispetto alla religione. Noi sappiamo che non è vero, sappiamo che l'essenza del pensiero di Hobbes è che esso è uno Stato cristiano, il sovrano deve essere cristiano, ma in un senso tale che non avrebbe per nulla accontentato i controrivoluzionari, ovviamente, che quando parlano di un cristianesimo dogmatico, pieno di sostanza, non di un cristianesimo trascendentale. A questo Stato assoluto teistico seguirà, che è instabile, seguirà un degradarsi continuo di forme politiche che saranno spiegabili
come se fossero fondate sopra diverse forme teologiche. La successiva sarà il deismo con la D come domodosson, cioè la idea che è esistito un Dio creatore che ha creato l'universo con le sue leggi intrinseche e che dopo la creazione si è ritirato e lascia che l'universo funzioni come un perfetto orologio secondo le proprie leggi. E questo è lo Stato liberal costituzionale, cioè uno Stato che viene messo all'opera da qualcuno e che poi pensa di poter funzionare soltanto attraverso le leggi, senza mai l'intervento di un potere personale. Seguirà poi a ciò lo Stato panteistico democratico, cioè lo Stato che, dopo quello liberal costituzionale, lo Stato che vuole essere il dominio di tutti, esattamente come il panteismo prevede che Dio stia in ogni atomo dell'universo. Lo Stato democratico prevede che la legittimità stia in ogni cittadino. Seguirà poi, questo non lo dicono i tre cattolici francesi, lo dice lo spagnolo Donoso Cortés una generazione e mezzo dopo, cioè i cattolici francesi reazionari reagiscono alla rivoluzione francese, Donoso Cortés reagisce alla rivoluzione del 1848. E Donoso Cortés, tra l'altro, è un'invenzione di Carl Schmitt sostanzialmente, cioè nessuno sapeva chi fosse prima che Carl Schmitt lo tirasse fuori e dicesse ecco Donoso Cortés, elevandolo a rango di pensatore europeo come Tocqueville, come Marx. Donoso Cortés dice l'ultimo stadio sarà lo stato ateo di Proudhon, e a cui corrisponderà il comunismo. Ecco, teismo, deismo, panteismo, ateismo sono stato assoluto, stato liberal costituzionale, stato democratico, stato comunista. Donoso Cortés è importante storicamente, prima che lo riscoprisse Carl Schmitt, solo, ma insomma è abbastanza importante, perché è uno degli autori del sillabo, cioè di quella aggiunta all'enciclica Quanta Cura, con la quale la Chiesa Cattolica fa l'elenco, appunto syllabus, l'elenco delle proposizioni da condannare, cioè è la formalizzazione della grande ostilità della Chiesa Cattolica rispetto alla modernità, che si era, ostilità che si era già manifestata nella enciclica Mirari Vos di Gregorio XVI contro il l'amné democratico, contro le parole d'un croyant. E nella che trova la propria formulazione finale appunto nel Quanta Cura, nell'enciclica Quanta Cura e nell'elenco dei gravi errori del secolo, e i gravi errori del secolo sono il liberalismo. E siamo a metà degli anni 60, da allora la Chiesa chiude le porte e aspetta che l'anticristo venga sconfitto dal soffio del Signore che ritorna. Quando però vede l'anticristo all'opera, cioè i socialisti, in un soprassalto di buon senso, si inventa la dottrina sociale della Chiesa. Perché non si possono lasciare i proletari agli atei
li dobbiamo prendere noi. E così, a pezzetti, molto lentamente, la Chiesa riapre. Patto Gentiloni 1912, si toglie il non expedit parzialmente, conciliazione 1929, però siamo sempre nella posizione di estraneità, cioè sono patti di potere. La Chiesa fa patti di potere con le potenze mondane. E poi il concilio, no, col concilio invece la Chiesa sostanzialmente ritira, no, la Chiesa non ritira mai nulla, ma insomma mette la sordina alla quanta cura e al sillabo, conserva una opposizione di principio all'immanentismo e all'ateismo, ovviamente, ma come dire, non si carica più, non carica più la opposizione di principio a queste, chiamiamole, tendenze dell'epoca moderna di una ostilità assoluta, probabilmente perché capisce che può farcela, che la modernità si consuma da sola, che non c'è bisogno di scatenarsi, di scatenare contro di essa la potenza dell'anatema. Ecco. E si apre al mondo e anzi accetta molti punti della modernità, i diritti essenzialmente. Ma in che senso prima c'è la teologia per Schmitt? È abbastanza facile, se ve lo dico io. Tirarlo fuori da lui è un po' meno facile, perché nemmeno lui ha le idee del tutto chiare. Ma insomma, questo libro ha quattro capitoli, anzi si intitola Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità. Nei primi due fa i conti con Kelsen e con i kelsenieni, e nei secondi due fa i conti con la modernità. Tutti insieme si chiamano teologia politica. Il primo capitolo comincia con la celebre frase «Sovrano è chi decide sul caso d'eccezione», e si chiude con la più lunga citazione che Schmitt abbia mai fatto in tutte le sue opere. Una citazione senza virgolette, per cui sembra che sia lui a parlare, e invece è Kierkegaard. Il terzo capitolo si apre con l'altrettanto celebre affermazione: tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Allora, bisogna mettere insieme questa roba. Il terzo e il quarto sono appunto il ripercorrere la modernità alla ricerca delle analogie fra la teologia e la politica. Il quarto è un grandioso inno ad Onosio Cortés. Il primo e il secondo sono contro Kelsen. Il diritto è coazione alla forma, perché il diritto è forma, ordinamento, calcolabilità delle cose di questo mondo, razionalità delle cose di questo mondo. E al tempo stesso non ha giustificazione, cioè, come dice Schmitt, il diritto è auf einem Nichts gestellt, fondato su un nulla giuridico. Il nulla giuridico fa parte del diritto. Questo è l'elemento assolutamente geniale della cosa. Cioè, detto in un altro modo, ogni ordinamento contiene un originario principio di indeterminazione. L'eccezione è più potente della norma. Spiega più cose, questo proprio lo dice esplicitamente, anzi è Kierkegaard. L'eccezione spiega più cose della norma. Questa è una rivoluzione giuridico-intellettuale. Che cosa c'entra con la teologia?
in tutto quello che ho detto, la teologia non c'entra. Infatti vi ho parlato del primo e del secondo capitolo, ed ecco il terzo e il quarto. Tutti i più pregnanti concetti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Schmitt non dice, come credono tanti miei colleghi, che il sovrano decide sul caso d'eccezione. Questa sarebbe una banalità assoluta. Dice una cosa molto più radicale. Dice, sovrano è chi decide sul caso d'eccezione. L'elemento rivoluzionario dell'affermazione schmittiana sta nel fatto che lui dice, dentro quella che voi credete sia una grossa torta ben costruita, c'è un elemento di negatività indeterminata, perturbante, indeterminante e indeterminata, che fa sì che ogni tanto questa torta si autodistrugga. Colui che la autodistrugge è il sovrano, che può stare dappertutto, non necessariamente sta sopra. Dire sovranità e dire rivoluzione è la stessa cosa. Questo è il radicalismo schmittiano. Dire sovranità non vuol dire il potere che sta sopra tutti gli altri poteri. Dire sovranità vuol dire il potere che fa esistere e distrugge l'ordinamento, pone e dispone. Non necessariamente il potere che ha posto è lo stesso che disporrà. Gli ordinamenti sono non solo generati da una decisione sul nulla, cioè sulla eccezione, ma sono esposti continuamente alla decisione di qualcuno. Hanno dentro di sé la malattia mortale, la malattia della mortalità. Cosa c'entra con la teologia tutto ciò? Che cosa, se questa è la sovranità, se i concetti moderni della dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati, quale concetto teologico viene secolarizzato in questa nozione di sovranità? Perché a questo punto parte l'esaltazione dei controrivoluzionari cattolici. Schmitt è un controrivoluzionario cattolico, un fascistone, francese, tipo Morras. Perché il concetto teologico che viene secolarizzato è quello di Dio, no? Dio, il Dio del teismo, il Dio del deismo, il Dio del panteismo, il non Dio dell'ateismo. Invece no! Non è questo il concetto teologico secolarizzato che viene secolarizzato nel concetto di sovranità schmittiano. Il concetto che viene secolarizzato, il concetto teologico che viene secolarizzato, è il concetto di miracolo. La sovranità non è la secolarizzazione del concetto di Dio, che è una banalità. La sovranità, quella di cui parla Schmitt, è la secolarizzazione del concetto di miracolo. E che cos'è il miracolo nella dottrina teologica? È una interruzione sovrana dell'ordinamento, dove sovrana vuol dire fatta dal sovrano dell'universo, cioè da Dio. Che cosa implica il concetto teologico di miracolo? Quello teologico implica l'esistenza di un ordine voluto da Dio e l'esistenza di un comando, di una volontà divina che nega quell'ordine come eccezione. Bene fin qua? La secolarizzazione del concetto di miracolo in Schmitt, e questa è la teologia politica schmittiana, consiste nel fatto che il concetto di miracolo viene trasposto in un universo, l'universo giuridico moderno, dove l'ordine non c'è. Per cui il miracolo è che esista l'ordine. La decisione è il miracolo, non perché la decisione interrompe un ordine, spezza un ordine, è eccezione rispetto a... L'eccezione conta più della norma, l'eccezione conta più dell'ordine. Questo vuol dire che l'elemento miracoloso nell'età moderna, nell'età che ha abbandonato Dio come fondamento, l'elemento miracoloso è che ci sia un ordine,
Naturalmente, dire che l'ordine è miracoloso è un altro modo per dire l'ordine è precario, l'ordine è affacciato sul nulla, l'ordine contiene dentro di sé il nulla. È la stessa cosa. Ecco perché dire si può parlare di sovranità solo se si parla di teologia politica. Non una teologia politica del fondamento, ma la teologia politica dell'assenza di fondamento. Spiega la sovranità. Cioè Schmitt sostanzialmente dice, è tanto controrivoluzionario cattolico vecchio stile da poter dire ciò che vi è di fondamentale nell'età moderna è che non c'è più Dio a fondare la convivenza umana, sociale e politica. Dobbiamo interpretare l'esistenza degli ordinamenti politici moderni come un'esistenza miracolosa, cioè come il fatto che esista un ordine è un'eccezione rispetto al nulla di ordine che è la normalità moderna. La quale sarà fondata sul nulla. Allora, attenzione, sul nulla vuol dire, detto con un'altra parola, fondata sul conflitto. Ad esempio della Repubblica Italiana e della sua Costituzione. Che non è per niente una Costituzione pacifica, pacifista, o che trae la propria legittimazione da una mediazione storica di lungo periodo. No, non si presenta come un prodotto dell'evoluzione secolare della sostanzialità nazionale italiana. Si presenta come il frutto di una cesura, di una rivoluzione, di un conflitto, di una guerra civile, di cui permane una chiarissima evidenza nella 12ª disposizione transitoria finale, divieto della ricostituzione del 18 partito fascista, e nell'orientamento complessivo antifascista e progressista della Costituzione. Le Costituzioni sono gli ordini che esistono miracolosamente in quanto posti da una volontà speciale, ordini che non hanno alcuna legittimità sostanziale, hanno solo la legittimità dell'essere stati posti dal vincitore di un conflitto. Non solo, questo apre questi ordini al loro stesso intrinseco nichilismo, cioè un ordine di questo tipo può benissimo affermare di se stesso di essere intoccabile, costituzione rigida, ma di fatto è inevitabilmente esposto alla contingenza. Nessun ordine premoderno pensava a se stesso come esposto alla contingenza. Mai gli ordini sono esposti alla contingenza. Tutti gli ordini moderni sono esposti alle contingenze perché sono artificiali. Sono artificiali in senso forte, cioè sono degli artifici, cioè sono delle posizioni. E se sono delle posizioni, nascono da una negazione che non può mai essere eliminata. Detto ancora in un altro modo, l'universale non può mai essere universale, cioè contiene un principio di esclusione. L'universale vale per tutti, ma non per te. Allora, capite che comincia a essere un po' pesante questo pensiero costituzionalistico, eh? Ha molte conseguenze. L'universale è particolare. Eccoti il pensiero negativo. La negazione è indeterminata, cioè non sai da che parte prenderla. Ti scappa da tutte le parti. Non è il fatto che nel processo di valorizzazione capitalistico vi è un'appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto. Questa è una negazione determinata. Sai da che parte prenderla?
Qui c'è la maledizione della nullità delle creature, la maledizione della contingenza insuperabile che parla. Per questo non puoi parlare della modernità senza parlare di teologia politica, perché solo il livello teologico ti fa capire il nichilismo del moderno. Non la critica dell'economia politica, di cui non ci importa nulla, ma la critica della modernità, che puoi fare soltanto a partire dal punto di vista teologico, scoprendo che la modernità funziona come una macchina teologico-politica senza il fondamento divino. Voi direte, ma l'aveva scoperto Hobbes, e infatti Schmitt passa un bel po' di anni a lavorare su Hobbes, con la differenza che Schmitt nega l'assunto di Hobbes. L'assunto di Hobbes è: si può creare un ordine artificiale in assenza di Dio, ma perché la creazione di quell'ordine artificiale non è altro che l'obbedienza a un comando divino. Sta a vedere che Dio comanda qualche cosa di impossibile, dunque se Dio lo comanda vuol dire che è possibile. E Schmitt dice: dov'è che Dio comanda di vivere in pace? Il Dio assente come può parlare nell'età del suo sottrarsi? Nell'età del suo sottrarsi l'universale è impossibile. Ogni universale è nato da una decisione, esposto al nulla che esso contiene, e è intrinsecamente particolare, cioè contiene la propria negazione. Contiene una negazione indeterminata, cioè non dialettizzabile, pensiero negativo, negazione non dialettizzabile. Contiene il nemico. È la negazione non dialettizzabile. Questo ultimo grande concetto che mette in campo, cioè il concetto di nomos, detto in un altro modo, questo mondo lo si spiega andando a cercare qual è l'orientamento dell'ordinamento. E l'orientamento dell'ordinamento è dato dalla Landnahme, dalla Seenahme, cioè dalla presa della terra e dalla presa del mare. Cioè all'inizio c'è un atto di appropriazione, poi di partizione e poi di produzione. Non esiste un ordine che sia neutro. Non esiste un ordine che non abbia dentro e non prima di sé, dentro di sé, un elemento di taglio, per tagliare, tracciare il confine. E l'ordine è orientato dal taglio originario. Io sto di qua, tu stai di là. Non esiste un ordine neutro, meno che mai un ordine universale. Siamo condannati alla particolarità, alla contingenza, al conflitto. Il suo modello è la Chiesa Cattolica, che produce forma, ma la Chiesa Cattolica può produrre forma senza entrare nell'universo del nichilismo perché è divinamente istituita. Lui ci crede davvero, finge di crederci, che sia divinamente istituita. Lo Stato non è divinamente istituito. Lo Stato è un'entità che ha bisogno di un fondamento e non ce l'ha e non lo potrà mai avere. È umanamente istituito. Questa è la teologia politica di Grimm. Che cosa trovi? È uno strumento critico potentissimo, fa a pezzi il diritto costituzionale. Ne dimostra, un giurista normale dice, ne dimostra la dipendenza dalla politica. Schmitt dice, no, la dipendenza, dimostra che il diritto costituzionale contiene il politico. È molto peggio, non dipende dal politico, lo contiene. E dimostra che
la produzione di ordine è una coazione e al tempo stesso una impossibilità. Schmitt è il grande nemico di tutto ciò che è neutrale e universale. Teologia politica a lui non serve come strumento di mediazione, serve come strumento che mostra lo sfondamento originario di ogni mediazione. Lo stesso concetto di nomos, come vi dicevo, non è un concetto di fondamento, è un concetto di sfondamento, che poi il nomos è orientare, orientare, ortum, è un ordine orientato, cioè non neutrale.